Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un nuovo libro uscito recentemente per edizioni EO, ovvero Come fermare il tempo, di Matt Haig. Attendevo davvero con ansia questa uscita perché le premesse del romanzo mi avevano incuriosita tanto, ma ancora di più la storia dell'autore. Come vi dicevo, il romanzo è uscito a fine agosto a un prezzo di copertina di 18 euro. La storia vede per protagonista un uomo che dimostra 40-41 anni. Dimostra, ma in realtà ne ha più di 400. Infatti Tom è affetto da una condizione particolare per cui invecchia molto lentamente, inoltre ha un fortissimo sistema immunitario, quindi non si ammala praticamente mai. A causa di questo Tom è costretto a cambiare identità molto spesso nel corso della sua vita, a cambiare addirittura stato, modo di vivere, e non riesce a legarsi alle persone. In passato infatti le persone a cui era molto legato, fra cui sua madre e la sua innamorata, hanno vissuto dei momenti terribili a causa di Tom. Le persone infatti non accettano questo non cambiamento in Tom, pensano che sia un demone maligno o che qualcuno abbia fatto una sorta di sortilegio, di incantesimo per regalargli la vita eterna. Quindi anche le persone che attorno finiscono, diciamo, nei guai, finiscono per soffrire a causa appunto di questa condizione. Alla fine però del 1800 scopre di non essere da solo, non è l'unico a invecchiare così lentamente, ma esistono tante altre persone affette da questa condizione e in particolare una di queste ha fondato una vera e propria società chiamata Società degli Albatros. Queste persone vengono infatti chiamate Albatros paragonandole all'animale e la società si prende cura dei suoi membri fornendo ad ognuno di essi una nuova identità ogni 8 anni. Oltre al limite degli 8 anni c'è però un'altra regola, ovvero non innamorarsi mai. Attualmente Tom è un insegnante di storia presso un liceo a Londra e ha smarrito la bussola. Con il passare del tempo sembra aver perso di vista le cose veramente importanti nella sua vita. E noi seguiamo la sua storia presente, ma in parte anche quella passata. Infatti il romanzo si snoda fra capitoli ambientati al giorno d'oggi, in cui lui è appunto un insegnante, e i ricordi passati. Si tratta quindi di un libro che mescola un po' di avventura, amore, ricerca di se stessi, principalmente riflessioni sulla vita e sul tempo. E sono proprio queste riflessioni che mi hanno colpito tanto di questo libro, più che la parte, diciamo, avventurosa, perché nonostante sia un romanzo comunque di fiction, tutto quello di cui si parla, la maggioranza, insomma, ai miei occhi è apparso molto reale, soprattutto i sentimenti del protagonista che appunto ha perso un po' di vista se stesso, la sua vita gli è proprio sfuggita di mano, sembra vivere quasi in maniera meccanica, soffre d'ansia, depressione, ha avuto anche degli attacchi di panico. È una persona come tutti noi che si è lasciata un po' sopraffare da questa condizione, da tutto ciò che lo circonda e sembra non avere più in mano il timone della propria vita. Secondo me più che romanzo d'avventura, visto che di vera e propria azione ce n'è poca in questo libro, può essere considerato più un inno alla vita, al vivere pienamente ogni giorno, al non lasciarsi condizionare da quello che sta in passato, non essere troppo ossessionati dal passato o troppo fissati con il futuro, ma vivere in maniera veramente serena la propria vita. Come vi dicevo, nonostante la storia si alterni fra il passato e il presente, non c'è molta avventura perché ripercorriamo i ricordi di Tom che ci servono a capire meglio che tipo di persona è, come ha vissuto, ma in parte ci fornisce anche un piccolo spaccato di com'era vivere in epoche differenti. Si va ad esempio dal periodo della caccia alle streghe, Shakespeare, primi anni del Novecento, insomma non si entra mai veramente nel dettaglio per quanto riguarda ad esempio i costumi, le tradizioni, però ci sono quei piccoli particolari che secondo me danno ben idea delle differenze con l'epoca attuale, soprattutto riguardanti le relazioni, la famiglia, ma anche il tenore di vita e le cose caratteristiche, diciamo, del periodo. Secondo me è molto interessante anche per questo, può ricordare un po' un romanzo sui viaggi nel tempo, proprio per questi spostamenti temporali, anche se la persona è sempre la stessa a vivere in epoche differenti perché invecchia lentamente e quindi
crescendo, vive sulla propria pelle il cambiamento dell'umanità. Nel complesso devo dire che la lettura di questo libro è stata per me molto piacevole. All'inizio ero super catturata da questa storia perché ero curiosa di vedere che cosa sarebbe successo a quest'uomo, di scoprire qualcosa di più sulla sua vita. Soprattutto ha vissuto per più di 400 anni, gliene saranno successe di cose. Ma poi andando avanti mi sono ritrovata ad apprezzare invece più il lato introspettivo della storia, dove si va a indagare i sentimenti del protagonista e soprattutto questa bellissima riflessione sul tempo e la vita. In alcuni punti forse la storia è un po' lenta, proprio perché non succede chissà che cosa. Alla fine vediamo la vita di un uomo solo in periodi differenti, però non è mai pesante la storia. Inoltre la morale di questa storia non è forzata, non è prepotente, non si cerca a tutti i costi di voler dire qualcosa di bello, come ad esempio le solite frasi fatte, no? Secondo me c'è un vero e proprio percorso che fa il protagonista della storia, ed è un percorso sia fisico, nel tempo e nello spazio, ma soprattutto interiore. Uno dei temi principali di questo romanzo è l'amore. Tom infatti si è innamorato una sola volta nella sua vita ed è stato un amore molto importante che l'ha segnato tanto, e infatti dopo 400 anni e passa è ancora dietro a ripensare al suo primo amore. L'ho trovata una cosa molto dolce, anche perché riviviamo appunto questa storia attraverso i ricordi di Tom. Rispetto ad altre storie d'amore l'ho trovata meno romanzata, quindi meno forzata, non ci sono soltanto momenti da film, diciamo, ma ci sono tantissimi momenti invece difficili che si basano sulle difficoltà del vivere quotidianamente. Quindi l'ho apprezzato molto per questo, ma non mi ha convinto tantissimo il volersi focalizzare esclusivamente su questa storia d'amore che è nata tantissimi anni prima, ma per Tom è come se fosse successo l'altro ieri. Diciamo che non mi è sembrato tantissimo credibile, anche se mi piace pensare che l'amore sia per sempre, ma con tutto quello che ha dovuto vivere e sopportare Tom mi pare un po' difficile che non dico che non sia riuscito a trovare un'altra persona, ma che abbia un ricordo ancora così vivido e che non riesca a smettere di pensare ad altro. Però ecco, a me non è dispiaciuta questa storia d'amore, non è invadente all'interno del romanzo, non si parla esclusivamente d'amore. Una cosa che non ho molto capito e non ho apprezzato tantissimo di questo libro è il voler inserire dei personaggi famosi, come ad esempio Shakespeare, Fitzgerald. Non ho capito bene il senso di inserire queste figure, perché sì, il protagonista ci interagisce, ma questi incontri non sono molto incisivi sulla sua vita, se non quasi per niente. Li ho trovati un po' come voler citarli, buttarli lì per far capire al lettore un po' il periodo storico, per far capire che cosa succedeva a quei tempi, chi viveva. Non lo so, non ho trovato questi riferimenti, queste piccole citazioni inutili a parer mio, però per il resto è stata una lettura, come vi dicevo, veramente piacevole. Questo libro fa per voi se vi piacciono le storie che parlano di viaggi del tempo, o almeno di storie che si snodano in epoche differenti, ma anche se vi piacciono le storie un tantino sentimentali, perché comunque di amore si parla abbastanza in questo libro, e se state cercando una lettura che vi lasci veramente qualche cosa, che vi faccia riflettere sulla vita. Queste erano quindi le mie opinioni su Come fermare il tempo di Matt Haig. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se questo libro vi incuriosisce, se l'avete già letto o meno, e in questo caso che cosa ne avete pensato voi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!